Saluto il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, il direttore del teatro della Fondazione Leonardo Sciascia, Vittorio Di Grato e i familiari di Leonardo Sciascia presenti qui oggi e tutte le autorità presenti. Sono molto felice di partecipare oggi all'apertura delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Leonardo Sciascia, uno dei grandi intellettuali italiani del Novecento. Un intellettuale nel senso più completo e profondo della parola. Alla sua ricca e intensa attività di scrittore, poeta, drammaturgo e insegnante, Sciascia accompagnò anche un costante impegno civile e politico diretto. Impegno che lo portò ad essere eletto consigliere comunale a Palermo e poi deputato dal 1979 al 1983. Da presidente della Camera dei Deputati, di cui egli autorevole membro, voglio iniziare il suo ricordo da un dato e che rileva molto, a mio avviso, sul modo in cui Sciascia interpretò in piena coerenza con le sue idee il ruolo di parlamentare. Fu cofirmatario di oltre 50 proposte di legge su temi importanti e centrali, nel suo pensiero come nel dibattito politico di quegli anni, dall'obiezione di coscienza all'istituzione dell'anagrafe patrimoniale per i parlamentari, dalla responsabilità disciplinare e civile dei magistrati al riconoscimento di minori nati fuori dal matrimonio. Dalla lotta alla corruzione all'istituzione di commissioni d'inchiesta su gravi vicende come la loggia P2 e il caso Siena, dall'abolizione dell'ergastolo alla tutela sociale della maternità. L'unica proposta di cui fu il primo firmatario fu quella relativa ad una questione apparentemente minore, l'introduzione di norme a tutela della pubblica incolumità nelle attività di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee. Quella proposta prendeva in realtà le mosse da una vicenda che aveva commosso tutto il paese. La morte, dopo quasi 3 giorni di tentativi di salvataggio, di un bambino caduto in un pozzo a Verucino nel giugno del 1981. E mirava ad evitare che simili tragedie potessero ripetersi in futuro imponendo misure di sicurezza per i morsi. C'è anche un episodio meno noto che lo riguarda, ma che mi fa piacere ricordare proprio qui. Leonardo Sciascia fu candidato alla presidenza della Camera dei Deputati. Era il 20 giugno del 1979. La presidenza provvisoria dell'Aula era Nilde Iotti, che pochi minuti dopo sarebbe stata eletta presidente della Camera e la prima donna presidente della Camera dei Deputati. Sciascia era il candidato del Partito Radicale. Ottenne 33 voti, raccogliendo dunque consenso anche oltre il perimetro della forza politica con cui era stato eletto. Sciascia fu inoltre membro attivo ed autorevole della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di Via Fabio, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia e scrisse e presentò la sua relazione di minoranza. L'impegno parlamentare e politico di Sciascia rappresentò un ulteriore modo per esprimere la sua voce autorevole di pensatore anticonformista e rigoroso, che indaga, riflette e denuncia con tratti ironici talvolta disillusi e sempre impietosi, le miserie di un paese in parte ostaggio di una rete di poteri trasversali, di forze mafiose, di ingiustizia e di complicità, e che al tempo stesso propone soluzioni concrete e coraggiose. La sua produzione letteraria è costantemente illuminata dalla sua amata terra, la Sicilia, di cui egli illumina tutta la bellezza e ne osserva i mali. Gli ambienti, i personaggi, ricostruiti anche seguendo il filo della memoria della sua infanzia, sono i protagonisti di una regione, cioè i colori di una regione, dai colori vivaci e dai sapori forti, e al tempo stesso soffocata dalla presenza della mafia. Una terra antica che sa di miele e di mandorle e che al tempo stesso mortificata dalla povertà e da un sistema occulto e spregiudicato. In particolare ricordo il giorno della Civetta, che gli ha dato notorietà e successo e gli ha dato modo di porre all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale il problema della mafia, cui fino a quel momento era stata prestata un'attenzione solo marginale. Profondamente radicato nel suo tempo, Sciascia contribuisce attivamente alla riflessione del dibattito pubblico su diverse questioni politiche e sociali, come l'indagine sulla sparizione irrisolta del fisico Ettore Majorana. Il suo spirito libero è sempre stato la costante ricerca di nuovi canali di comunicazione e di impegno, attraverso i quali poter dare forma e consistenza alla sua esigenza di narrazione della realtà, ma anche di critica e denuncia. Alla letteratura, che ha sempre concepito come strumento essenziale di conoscenza e di libertà, Sciascia ha costantemente affiancato un'intensa attività di organizzazioni culturali
culturale, sintomo del suo forte interesse per la realtà del suo tempo, nell'impegno politico, talora insofferente, mai distratto, superficiale e contrario ai risultati. Il filo conduttore di questo ricco e complesso percorso esistenziale, dunque, è sempre stato quello di una razionalità laica, antitetica, per sua stessa natura, a tutte le forme di potere fondate sull'inganno, su intrecci perversi, su dinamiche oscure. Da qui la costante promozione di una vita sociale e politica fondata sulla giustizia e sulla ragione, libera dai soprusi e dalla menzogna. È una tensione ideale che accompagna tutti i suoi scritti e che in molti casi riesce a rappresentare ancora oggi una straordinaria efficacia, o straordinaria efficacia, il senso di amarezza di quanti continuano a denunciare le situazioni di molte, troppe persone dalla dignità e dai diritti riconosciuti dalla Costituzione. La scrittura di Sciascia continua a coinvolgere emotivamente i suoi lettori, siciliani e non siciliani, settentrionali e meridionali, tutti orgogliosamente figli di una storia di tradizioni e di valori antichi che nella sua ricca eterogeneità è impossibile rinnegare, e ciò dimostra più che mai l'attualità di questo grande intellettuale italiano. Davvero grazie a tutti. Permettetemi di dire di fare un'altra riflessione. Intanto volevo ringraziare di cuore tutti per l'accoglienza qui a Calmuto, un paese straordinario che vi invito senza dubbio a venire a visitare. E questa fondazione è un luogo importante, meraviglioso, io credo che tutti debbano qui passare, perché senza dubbio è un luogo dell'animo, un luogo dei ricordi non solo siciliano ma di tutto il paese. Ci sono opere incredibilmente straordinarie, c'è una voglia di far venire fuori questo luogo, questo posto, perché ha la dignità e la struttura e la capacità di venire fuori, e credo che tutti gli italiani devono stare qui per comprendere cos'è questo luogo e cosa significa aver letto e sentito anche Sciascia e queste strade. E la strada che mi avete mostrato davvero è il senso di uno Sciascia, lo spirito che rimane in queste strade, che tutti quanti dovremmo almeno una volta visitare. Quindi complimenti, so quanto è difficile fare tutto, non vi arrendete, non ci arrendiamo e insieme riusciremo sulla cultura a fondare un nuovo paese. Grazie.